Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tony, siamo sempre in due, non è che facciamo il faccio video da solo, vedi, ora sono da solo, mo ci sei pure tu. Allora, siamo a Villa De Cedri stamattina, stiamo preparando l'orto con i bambini. Tonino se l'è sistemato bene bene, così adesso partiremo a mettere le piante. Tony, ce la faremo stamattina con 120 bambini? Sì. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. In questa vita. Allora, due cose, anzi tre. La prima, grazie a tutti perché da ieri sera, dopo il video sul TG1, sul speciale TG1, sono stato inondato di complimenti e cose, grazie a tutti. Ciao, buongiorno, stiamo arrivando. Seconda cosa, domenica 22 a pranzo stiamo insieme, Tony la camera di qua, saluti, no? Siamo a pranzo insieme in cooperativa, date le temperature serali, facciamo un pranzo domenica per stare tutti insieme al calduccio e non a tremare di freddo la sera. E poi, sempre questa settimana, esce il box per Natale, la scatola regalo, dove avremo dentro una birra, la crema di abanero mango. L'olio piccante. Bravo, una conserva di... Una conserva di cipolle. Ok, è sveglio. Anche se è lunedì e ieri eravamo fino alle 2 a vedere speciale TG1. Sulla mia pagina, quella della cooperativa, trovate il link se volete rivedere l'intervista. Se non lo volete vedere, non vi preoccupate, basta che venite a fare la spesa perché tanto la RAI non ci dà i soldi per campare. Ma grazie alla giornalista Elisabetta Miragliotta che ci ha dato questa opportunità di mettere in vista quello che facciamo tutti i giorni come cooperativa. Vi salutiamo perché i bambini sono in fila, ci stanno aspettando per fare l'orto. Tony, vuoi dire qualche cosa? Tutto bene. Va bene, tutto a posto. Ciaone. Saluta, ciao. Ci vediamo questi giorni, insomma. Veniteci a trovare. Ciao.